Grazie, buongiorno. La difficoltà è nel far funzionare da una parte il PowerPoint e dall'altra parte alcuni filmati che vi mostrerò. Io non so se si vede bene, forse è scritto un poco lungo e viene tagliata la parte superiore. Questa comunicazione si riferisce a un recente parto che l'Associazione per l'insegnamento della fisica, LIFE, ha fatto, perché forse il professor Meroni non lo sa ancora, ma ieri è nato questo quaderno numero 2 sull'elettrostatica che abbiamo curato insieme a Urigu e che, di cui adesso vi parlo. La presentazione era preparata per parlare di qualche cosa che sarebbe avvenuto, invece questa è già avvenuta. Ma io vado rapidamente a mostrarvi di che si tratta. Quando, andando per le scuole, gli esperimenti di elettrostatica non funzionano, io mi sono posto il problema del perché. Può essere che gli antichi, facendo gli esperimenti, facevano brutta figura nel mostrarli agli altri? Evidentemente ci sono delle regole per fare queste cose. E così ho contattato Assis, che poi ho scoperto che è uno storico molto importante, brasiliano, ma che viene spesso in Italia e si occupa di storia della fisica ad ampio raggio, e da lui ho ottenuto questo file, che quello che leggete, e nello stesso tempo che era disponibile gratuitamente sul sito che vedete. Allora, insieme agli amici del LIFE abbiamo chiesto a lui di poterlo tradurre in italiano. Ciò è accaduto, è avvenuto ieri, e io vi mostrerò alcune cose che sono contenute in questo libro ormai pubblicato, non stampato come file. Ecco, questa è la pagina del quaderno della fisica nella scuola, i fondamenti sperimentali e storici dell'elettricità, quaderno 26, eccetera. André Torres Assis, non so se ha a che fare con Assisi, perché l'ultima volta che è venuto in Italia è andato ad Assisi, per cui non so se sia originario dell'Italia. Questo testo mette insieme i passi fondamentali della storia dell'elettricità: lo strofinio, l'attrazione, la repulsione, cariche positive e negative, conduttore isolante, induzione, eccetera, ma li mostra mediante esperienze eseguite con materiali comuni. Cioè, non come Gaetano, che usa la strumentazione delle scuole di Avellino, ma attraverso cannucce, ovatte, eccetera. Una attualizzazione di quelle storiche e una sfida per imparare la storia dell'elettrostatica. Si potrebbe anche fare a meno degli strumenti antichi, purché si sappiano trovare quelli moderni che funzionano come quelli antichi. Si impara molto di più. Ogni esperienza contiene fatti sperimentali risalenti ad uno o più memorie originali. Quindi non è necessario, come fanno alcuni amici miei, che dicono la memoria originale è il compito principale. Gli esperimenti, se possono, alla fine. Si può fare tutte e due le cose insieme. Si rende più armonica e interessante la cosa. Vedrete qualche aspetto. Si avvale il libro dell'interpretazione dei commenti di esperti dei nostri giorni. E mi piace citare che tra le persone ringraziate c'è anche Paolo Brenni, quindi c'è una parte italiana all'interno di questo libro. E poi propone la didattica della fisica con procedure hands-on e interattive, nel senso che lo studente, se interagisce, capisce. Io mi pongo il problema di come possa capire delle cose astruse, e dice, ma alla fine solo il 50% capisce, no, il 50% non capisce. Sono cose astruse dal punto di vista intellettuale, perché uno deve entrare nel paradigma per essere poi servo di quel paradigma e magari migliorarlo usando le frasi di Kuhn, altrimenti se non capisce è chiaro che poi non riesce a risolversi. Allora, qual è la sintesi di questa proposta? Di offrire ai docenti e agli studenti, dei docenti che fanno parte del LIFE, ma comunque gli studenti italiani, la possibilità di utilizzare delle schede
con cui essi possono imparare dei concetti fisici replicando gli esperimenti storici con le cose di tutti i giorni. Vedete un poco il mix che c'è tra museo storico e museo interattivo. Ecco, di che cosa parla? Qui ho fatto un elenco rapidissimo perché gli autori sono tanti e fra Castoro, il Perpendicolo, Gilbert, il Versorium, Von Koenig, l'esperimento della penna fluttuante, solamente per citare, Fabry, Boyle, mutazione elettrica, Newton include le forze elettriche nei principi, la mappa delle forze elettriche, il pendolo elettrico e molte altre scoperte, il primo esperimento dell'attrazione elettrica con un rivolo d'acqua, conduttori e isolanti, scoperte delle due elettricità ed altro, l'elettrometro, la polarizzazione elettrica. Tutti questi esperimenti conducono a focalizzare l'attenzione su un passettino ulteriore nello sviluppo storico dell'elettrostatica, fino ad arrivare al generatore elettrostatico di Kelvin, che è il più recente. Vedete, qui non c'è scritto che ha fatto Faraday, però tutti questi che non sono scritti in rosso partecipano del discorso. Quelli scritti in rosso, ho voluto scrivere quelli su cui c'è un'attenzione sperimentale maggiore, di cui si trovano degli esperimenti storici replicati in questo testo. Poi ci sono in particolare un capitolo dedicato in particolare a Gray, uno scienziato di cui si parla poco, non c'è una legge di Gray, non è famoso, eppure ha capito che significa essere conduttore isolante, che cos'è l'induzione, che le cariche sono distribuite sulla superficie del conduttore, e questa è una cosa eccezionale, come l'ha fatto, del potere delle punte, del ragazzo sospeso, e lo vedete qua. Questo è il sistema con cui Gray, partendo da una bacchetta strofinata, riusciva a far passare la corrente fino ad attrarre dei piccoli pezzettini, se si riescono a vedere qua. E queste sono le tecniche usate che Assis suggerisce e che noi, amici di Scienza Viva del Life, abbiamo riproposto e abbiamo provato a servere. Qui c'è l'indice del libro, ma non so a che stiamo, perché se abbiamo un po' di tempo, io ho bisogno di 7 minuti per mostrare i filmati. Dobbiamo finire alle 11:27, 11:14, 16 minuti ce l'abbiamo. Bene. Allora, rapidamente l'indice del libro. Eccolo qua. Scusate, ho un problema agli occhi. Sì. Io devo focalizzare bene, altrimenti non riesco. Ecco fatto. Non scende. Quindi elettrizzazione per strofinio, il versorium, l'attrazione e la repulsione elettrica, cariche positive e negative, conduttori ed isolanti. Vedete, sui conduttori ed isolanti c'è una gran mole di esperienze che tendono a far capire come storicamente si è arrivati a questa distinzione, perché in genere si parte dall'effetto Ambra e si arriva immediatamente ai condensatori. E che è successo in mezzo? Boh. Poi c'è la parte che riguarda l'appendice riguardante Gray. Vedete? Questa è una parte molto interessante, cioè è come se avesse messo la lente di ingrandimento su un personaggio cardine della storia della fisica. A me non è capitato, per quanto sono 30 anni che mi occupo di queste cose, di trovare un'attenzione particolare a questo personaggio, per cui io ritengo che il libro in italiano può fornire delle particolari considerazioni agli insegnanti e a tutti quelli che si occupano di elettrostatica. Adesso rapidamente
mostro. Dov'è? Sì, aiutami. Dove sono? Sì, sì. Ecco, facciamo partire il Versorium. Naturalmente c'è anche la musica, ma qui non c'è un'amplificazione, quindi voi vedrete il filmato. Ecco, c'è la bacchetta, la cannuccia strofinata, e questo è il Versorium di Gilbert. Naturalmente, che fa? Muove le due punte, che sembrano quasi l'ago di una calamita, ma non lo sono, e mediante l'attrazione producono questo movimento. Vedete, c'è anche la possibilità di farlo oscillare in verticale. Qui, oltre a fare l'elettrostatica, si può fare l'equilibrio, la meccanica. Perché si mantiene? Dove deve essere il baricentro di questo oggetto per reggersi? Poi, non solo la cannuccia di plastica, ma anche una bacchetta di vetro. Il vetro in verità è un poco più difficile da elettrizzare, ma pure si elettrizza con un fazzoletto per naso, questo che noi usiamo normalmente, una cosa comune. Poi metterne due significa far vedere che l'influenza della cannuccia riguarda anche un'azione a distanza superiore di quella immediata, vedete? Questo io ritengo, come esperienza di base, possa essere molto interessante per capire gli inizi della elettrostatica. Passiamo per cortesia all'altro, perché sennò i minuti finiscono. Sì. Un altro degli aggeggi non convenzionali di cui la storia della fisica si è servita, ma la storia della didattica non si serve, cioè la didattica attuale non si serve. Vedete, queste sono due basi di gesso su cui ci sono dei perni e la cannuccia viene infilata, ecco, non si vede, ma viene infilata su questi perni. Strofino come al solito la cannuccia, la elettrizzo, viene respinta. Questo oggetto è di alluminio, questo è di carta. La carta funziona come l'alluminio. È possibile? Abbiamo sempre detto che la carta è un cattivo conduttore. Come mai? Ebbene, a basse tensioni, ad alte tensioni, funge da conduttore. Con la riga di plastica c'è una repulsione, perché sono state caricate positivamente prima e adesso negativamente prima. Adesso invece usiamo la bacchetta di vetro, che è positiva. Ecco, tutte e due. Ma questo non è sufficiente, perché questa è solamente l'anticamera di un'esperienza che poi vediamo qui appresso. Ecco, qui ripeto con la plastica per far vedere che adesso sono caricate di segno opposto. Ecco, questo è il pendolino di alluminio. E l'altro, questo è il pendolino di carta. Naturalmente il filo deve essere di seta, perché se è di cotone, la cosa è. Ecco, il pendolino impazzito. Questo è quello che Heilbronn definisce il meccanismo ACR, attrazione, contatto, repulsione. Questo è il meccanismo con il quale, caricato il pendolino, si viene respinto, va sulla mano, si scarica e viene ricaricato di nuovo, viene riattratto di nuovo. Quale migliore gioco per i ragazzini che vogliono imparare che cosa sia l'elettrostatica senza fare grossi sforzi e grossi sacrifici? Appresso. Ecco, come si fa a stabilire se un corpo è conduttore o isolante? Bisogna leggerlo sulle tabelle del libro oppure lo si può vedere. Questi sono elettroscopi di carta, questa è carta velina e questo è cartoncino. Io strofino, ecco. Strofinare significa far sì che le cariche che si sono appoggiate sulla cannuccia vengono depositate a poco, vedete, attraverso una mina, come le cariche passano di qua e di qua. Il sollevamento della carta velina sta a significare che c'è una repulsione, quindi c'è una carica. Mentre quando si usa una cannuccia di plastica, qui si carica e questo no.
significa che non è conduttore la cannuccia di plastica. Queste sono tutte cose ricavate dalle schede degli storici, non sono state inventate da Assis. Il legno, ecco, uno spiedino di legno. Il legno è conduttore oppure no? Vediamolo. Ecco, è conduttore. Ad alte tensioni, perché quando si fa lo strofinio abbiamo alte tensioni, se andiamo su un volto e mezzo, queste cose non accadono. E infine, ecco, col rame. Vedete, questo non ha neppure il tempo di alzarsi, questo elettroscopio, perché la carica immediatamente arriva qui, diverge qui l'elettroscopio, ma qui non ha la possibilità di farlo. E quindi significa che il rame è conduttore, immediatamente ha trasportato le cariche, il secondo, ecco, vedete la differenza. Tocco, rimetto a posto, eccetera. Quanti minuti abbiamo ancora? Cinque. E allora vi posso far vedere quello che è successo a Science on Stage. Ecco, prima il fiocco d'ovatta. Questo è il famoso esperimento attualizzato di von Guericke. Qui invece di strofinare lo zolfo, io strofino, ecco, una bacchetta. Ecco, ha toccato, vedete come vola, non c'è bisogno di grandi cose. Bisogna prendere una bacchetta, vedete come ha saltato, per far mantenere in equilibrio un fiocco che è stato elettrizzato, viene respinto. Ma attenzione, non appena incontra una parete si scarica e si attacca, perché viene, c'è un'attrazione, e voglia di farlo volare ancora non si riesce più, bisogna ripetere le condizioni iniziali. E sì, sì, questo è quello che noi abbiamo mostrato a Science on Stage nell'ultima occasione del 2017 a Debrecen. Ecco, volevo dire, se puoi bloccare un attimo, volevo dire che qui si tratta di un contesto che non riguarda l'elettrostatica, ma riguarda un altro argomento che noi come Scienza Viva abbiamo presentato, che è la coppia di Tusi, di cui parlammo anche l'anno scorso. Quella coppia che consente di trasformare un moto rotatorio all'interno di una circonferenza in un moto alternativo, con il quale anche Copernico si cimentò perché voleva eliminare gli eccentrici differenti. Noi l'abbiamo presentato come oggetto matematico. Ecco, all'interno di questa esposizione noi abbiamo inserito, tanto per provare, per vedere l'effetto che fa, se un'esperienza di elettrostatica, quindi in presenza di tanta gente, con tanto vapore acqueo, con tanta confusione, poteva essere fatta. Vedete, si strofina, tac, funziona, anzi, non solo funziona, vedete come si vede bene, e questa fogliolina attrae quest'altra, vedete? Ecco, se ci metto la mano è ancora più veloce perché la metto a terra, concetto di messa a terra. Non c'è la dimostrazione delle punte, di questo mi dispiaccio, però ve lo posso dire così a parole, che cosa, come fu fatta la scoperta del potere delle punte. Ecco, visto da quest'altra parte, arriva il nostro amico Pezzi, dico il nostro a quelli del Life, ecco, mettiamo una mina che funge da, naturalmente, da conduttore, strofino la cannuccia, passa la carica, avvicino opportunamente l'altro elettroscopio e tac, stanno in contatto. Messo da quest'altra parte, vedete, si tocca l'elettroscopio, quindi è messo a terra. Le cariche positive sono allontanate, restano solamente negative e l'effetto è maggiore, si solleva anche l'altra levetta, vedete? L'altra, vedete come viene attirata? Questo è una attualizzazione mediante le ricerche di Assis, tradotte in italiano dal Life, è vero, Meroni,
Vabbè, ma io faccio parte del LIFE, che possono essere usate, secondo me, in una scuola, o comunque possono essere prese a dimostrazione che non solo le esperienze con gli strumenti storici, come faceva Gaetano, ma anche con le cose di tutti i giorni, utilizzate come se fossero nelle mani di quelli, perché quelli si trovavano cose di tutti i giorni. Siamo noi adesso che gli diamo una funzione storica. Per cui un vetro, se non lo strofini bene, è chiaro che non funziona, ma se lo strofini bene e lo sai strofinare, quindi esperienze, conduce alla comprensione di quello che poi è scritto in quei mattoni di libro che nessuno capisce, perché sono cose difficili. Poi si fanno le statistiche, quello non ha capito, ma tu gli hai fatto vedere. Grazie.